che il sinodo non è un Parlamento. Viene il rappresentante di questa Chiesa, di questa Chiesa, di questa Chiesa. No, non è questo. Viene il rappresentante, sì, ma la struttura non è parlamentaria. È totalmente diversa. Il sinodo è uno spazio protetto affinché lo Spirito Santo possa operare. Non c'è stato scontro tra fazioni, come in Parlamento, e quello illicito è in un Parlamento, ma un confronto tra i Vescovi, che è venuto dopo un lungo lavoro di preparazione e che ora proseguirà in un altro lavoro per il bene delle famiglie, della Chiesa e della società. È un processo, è il normale cammino sinodale. Ora, Papa Francesco, nella catechesi dell'udienza generale dedicata all'Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema della famiglia, spiega con chiarezza il percorso che è stato fatto lo scorso ottobre. Un cammino scandito dalla parresia, chiesta proprio dal Papa, dalla franchezza e dal coraggio, senza alcuna censura, ma con l'imperativo che ognuno doveva dire quello che aveva nel cuore. Francesco ricorda che anche gli apostoli discutevano per capire la volontà del Signore. Dialogare in modo forte, aggiunge, non è una cosa brutta se si fa con umiltà e spirito di servizio verso i fratelli. Nessun intervento ha messo in discussione le verità fondamentali del sacramento del matrimonio, afferma il Papa, ovvero l'indissolubilità, l'unità, la fedeltà e l'apertura alla vita. Ieri ha aggiunto la pubblicazione dei lineamenti del Sinodo con la relazione finale e le domande per continuare il cammino sinodale, che va però accompagnato con la preghiera, perché, sottolinea il Papa, il Signore ci faccia andare verso la maturità di quello che dobbiamo dire a tutte le Chiese come Sinodo. Con la preghiera.